secondo la geografia, quindi la storia dei santi, scritta da Jacopo da Varagine, un vescovo ligure che scrisse intorno al XIII secolo. E sembrerebbe che Maria Maddalena fosse rimasta incinta. Sì, esatto. Qui viene raffigurato alcuni passi del Vangelo, quindi della vita di Cristo insieme a Maria Maddalena. Poi dietro l'abside, che poi andremo a vedere, c'è il momento in cui Maria Maddalena porta alla vita una cintura, una cinta, che era, diciamo, nell'iconografia, mettere la cinta significava essere incinta. Quindi lei fugge dopo la morte di Cristo verso la Francia, si vede tutto il percorso in nave, arriva e c'è la scena dove partorisce un bambino o una bambina, e lì appunto poi muore in Francia e viene poi elevata dagli angeli al cielo. È particolare perché questo poi ha dato origine alle numerose leggende date da, quindi, la progenie di Cristo, da cui poi prese spunto anche Don Brown nel Codice da Vinci. Quindi è particolare trovare una chiesa consacrata, una narrazione apocrifa non riconosciuta dalla chiesa, raffigurata in una chiesetta dispersa nella Val di Sole. Che insomma è davvero, davvero affascinante. Sì. Ci piace la storia di Maria Maddalena raccontata nella chiesetta di Cusiano? A noi sì.